Eccoci ancora in diretta qui su Crystal Radio Milano 96.2 e adesso riprendiamo con le nostre notizie. Regia? Pronto! No, cosa succede? Pronto, sono Roberto! No, regia, ma perché aperto? Ciao compagni Radio Popolare! Non siamo su Radio Questa Popolare! Questa è un'occupazione proletaria! Tolga l'internazionale sotto, per favore! È l'occupazione proletaria di Radio Popolare! No, non è Radio Benvenuti, Popolare! Benvenuti compagni di Radio Popolare alla nuova rubrica Roberto Protesta! Roberto protesta contro chi oggi? Contro il sistema, contro il potere, contro voi potenti che ci occupate la mente con le vostre castronerie. Ma lei in diretta su una radio, nessuno... Anche lei, pensi? Ma certo. Compagni di Radio Popolare, uniamoci. No, ma regia, ma perché è aperta? Dia la colpa ai collaboratori che non sono collusi con lei, ma bensì sono dei proletari come noi, lavoratori precari del precariato precario e che quindi cercano di aiutarci. Diamoci una mano, lavoratori. Roberto, per favore, allora, anche oggi ha sbagliato e anche oggi non Io è non su Radio Popolare. Non è Radio Popolare, siamo su Crystal Radio Milano. Compagni di Crystal Radio, non ci sono compagni. Grande, sono magari Roberto, come state, compagni di Crystal Radio? Magari ci sono dei compagni a Crystal Radio, ma sono sicuramente più di quelli che lei pensa. Perché lei, che non sa che io glielo ricordo sempre, noi del circolo della Bovisa siamo i compagni della città, siamo i compagni di Crystal Radio. E grazie a Crystal Radio per darci tutto questo grande spazio. Non lo stiamo per dando. La grande rivoluzione che sta arrivando. Se lo prende, metta giù l'internazionale, per favore, Roberto. È la suoneria del mio telefonino. Vabbè, scusi. Che sempre quella. Mi stavano comunque chiamando, erano i compagni che mi chiamano, mi mandano gli sms. Gli sms, sì. Non avete WhatsApp? No, Zuckerberg, no. Non so. No, compagni di Radio Popolare, siamo sempre che andiamo contro anche questa voglia capitalistica di usare questi termini. L'unica buona roba di Zuckerberg è che ricorda un po' i grandi compagni con quei cognomi lì importanti, no? E quindi ecco, però va bene, Roberto, è l'unica roba buona. Secondo me noi la stiamo facendo parlare fin troppo. È l'articolo 1, 2, anche forse 3, 4 della Costituzione, quindi ci mancherebbe. Non è il primo sicuramente. Comunque, sicuramente non è quello 31 che sono dei venduti che cantano quelle cose lì, che i giovani che si drogano per colpa della canzone. Roberto, per che favore. Non vanno bene. Ma se negli anni 70 siete stati voi a drogarvi con le canzoni, Roberto. Guardi, per io favore. Non me lo ricordo. Non me lo perché non ero mai presente. Non ero mai presente. Roberto. Ho fatto anche Roberto, adesso la abbassiamo per forza. Chiedo alla regia per favore di abbassare. Posso fare l'ultimo appello? Prego, tanto ormai l'occupazione è compagni Radio Popolare, continuiamo la lotta.